Buongiorno amicazze mie, buongiorno. Oggi faccio vedere un secondo piatto con il pesce spada gratinato, che è una cosa. Non mi piace né al forno né alla Mediterranea. Mi piace gratinato. Provatelo, è buonissimo. Ora vi faccio vedere come lo preparo, eh. Guardate qua, che bel pesce spada. Buonazzo. Oggi un bello secondo, un'insalata e via. Quindi metto un po' di pane grattugiato. Ehi, io lo faccio così ed è ben saporito. Saporito. Che ve lo dico a fare? Allora, poi prendete il prezzemolo. Lo tritiamo. Buonissimo, amiche mie, buonissimo così, guarda. L'ho assaggiato in tanti modi, però quando l'ho assaggiato gratinato ho detto no, no. Secondo me la morte del pesce spada è del gratinato. Perché è buono. Fa quella bella crosticina croccante. Mamma mia. La fine del mondo. Facciamo fino fino, prezzemolino, ecco, e lo andiamo a mettere nel pane grattugiato, ok? Da così. Oh, così. Poi metto il pepe. Va, andiamo. Un po' d'aglio, poco, eh. Un po' d'aglio. Lo metto così sulla bustina, l'aglietto mio, ecco, un poco, un limone grattugiato, che dà freschezza, e poi vi dice che mangiate, a posto così. Mescolate bene, bene così. Oh, c'è il profumo del limone. Ecco. Poi facciamo la marinatura. Ok? Poi vi faccio vedere. Mi faccio la marinatura. Io lo piatto, metto l'olio, pepe, un limone spremuto, limone, vedi quante cose ben fatto. Miscelamo, aspetta che mo devo togliere i semini, però poi si potete togliere, tanto uno mi è caduto, no? Smuzzolate bene così, vedete, girati. Poi accendo il Vedete, una pentola antiaderente, una pentola antiaderente. Allora, prendiamo pesce spada, lo pano qui dentro, ok? E poi lo vado a mettere nel pane grattugiato. Bello così, no? Visto? E lo appoggio qua. Poi prendiamo un'altra, sempre la stessa cosa, e lo mettiamo nel pane grattugiato. Vedete, no? E poi mi dite, Francuzza, tieni ragione, è proprio buono.
schiacciate bene, in modo che prende bene. Ultimo. Fatto. Questo lo conserviamo per dopo. Poi faccio vedere da vicino. Allora andiamo a mettere un filo d'olio, proprio poco, e vado a mettere il pesce spada. La pentola deve essere caldissima. Li lasciamo 4-5 minuti e poi li giriamo. Deve uscire la crosticina. Vado a girare. Giriamo. Vedete come sono belle dorate. Eccole qua. Ed ecco qua ci siamo, eh. Io mi sono fatta una bella insalatina. Spengo. Questa bella fetta di pesce spada, guardate, guardate che bontà. Avete visto? Che bello secondo. Quindi poi adesso prendo il sughetto e me lo metto sopra. Perché qua non si butta niente. Ah, bello, buono, buono. Ed ecco qua, il pesce spada panato. Ok, ora vi faccio vedere qui di dentro è uscito. Vediamo. Che buon appetito. Buono, va, saporito, buonazzo mio. Bella insalatina. Sì. Buono. Beh, buon appetito a tutti. Io me la vado a mangiare perché sono molto raffredda. E che lo dico a fare? Fatelo, eh? Il limone. Bello così, no? Metto un altro po' di limone. Ciao, buon appetito. Ciao, amiche, amicazze mie, ciao. Scorpacciata.